Mangiare e dormire sono due attività basiche per ogni essere umano e per noi italiani il food è diventato un must assoluto. Ovunque ci giriamo, uno spettacolo di gastronomia, uno show cooking, battaglie tra i fornelli. Ma dormire è veramente un'esigenza, un fattore al quale teniamo? Siamo dentro lo showroom dell'arte del riposo, impariamo insieme, ammiriamo con chi veramente se ne intende quanto sia importante trascorrere un terzo della nostra giornata e quindi un terzo della nostra vita riposando nella posizione corretta, in modo che al risveglio non ci ritroviamo con fastidiosi dolori articolari o di cervicale. All'interno dello showroom dell'arte del riposo incontriamo il titolare Giovanni Arduini che, Buongiorno. Nonostante le sembianze da ragazzino, ha ben 37 anni di esperienza nel settore. 37 anni, giusto. Giovanni, raccontaci il tuo percorso lavorativo, come si è arrivati a creare l'arte del riposo, a fondare l'arte del riposo, ci dicevi 10 anni fa, e adesso ad aprire questo showroom l'anno scorso che fra pochi giorni compie un anno. Compie un anno, bravissimo. Allora, la mia esperienza lavorativa è iniziata, diciamo, nell'83, come... Eri un bambino. Per me 14 anni. 14 anni, finito terza media, allora ho iniziato a lavorare come apprendista in un'azienda locale di materassi. Era l'unica che c'era a Pesaro, non ce n'erano due. E ho lavorato lì fino a dicembre 95, per cui mi sono fatto il mio percorso da apprendista materassaio ad uscirne, che ero quello che mandava avanti l'azienda, perché mi sono sempre destreggiato, mi è sempre piaciuto avanzare in carriera e fare lavorare. Ho avuto la possibilità di mettermi con un socio a Pesaro, aveva aperto un'azienda in società, lui aveva altri interessi con altre sue attività, per cui serviva uno che sapesse come fare, e abbiamo fatto questa società che è stata in piedi, sono stato in società con lui fino al 2010. Questa società era cresciuta molto e faceva numeri, fatturati, numeri, quantità, non era un'aziendina puntata a fare la qualità esclusivamente. E mi è venuto in mente dire: io voglio cominciare da capo, voglio fare solo mercato, principalmente il mercato locale, con la qualità. Meno numeri, qualità, privato. E mi sono portato dietro, diciamo, con la mia esperienza, il settore nautico. Io sono il fornitore principale di alcuni brand importanti in Italia di materassi sugli yacht. Non parliamo di yacht costosi, di yacht di qualità, non parliamo della barchettina da 5 metri, insomma. E quello è una mia la mia 50% di lavorazione, di fatturato per la qualità, perché di tutto. Il resto ho detto: voglio lavorare col privato, voglio fare dormire bene le persone dando un servizio, dando una, come diciamo, una dei consigli, fare consigliare, non fare il semplice venditore: quale materasso vuoi, ti piace questo, te lo vendo, e poi magari non è quello ideale. E da lì ho fatto le prime vendite usufruendo, appoggiandomi dei centri commerciali. Ho fatto per 6 o 7 anni, 8 anni centri commerciali, perché avevo postazioni fisse all'interno del centro commerciale dove sono cresciuto, si è ampliata l'azienda, è cresciuta l'azienda, fino a dire: adesso voglio fare un punto mio di riferimento fisso. Giovanni, quindi, un esempio di imprenditore che a una certa età, se me lo consenti, decide di mettersi in proprio e produrre un tipo di prodotto, scusate il gioco di parole, importante da solo dopo aver maturato una grossa esperienza. Nel tuo percorso, i centri commerciali. Hai iniziato girando il centro Italia, almeno in questa zona, mi dicevi, adesso lo citerai tu, promuovendo, prima di arrivare nel 2019 ad aprire lo showroom. Raccontaci questo itinerario, diciamo. Questo percorso. Sì. Sì, diciamo che ho usufruito delle esperienze fatte con la vecchia società, vuol dire conoscenza nei materiali per produrre un prodotto qualificato e le conoscenze nelle tecniche di vendita e venditori della mia vecchia società, per cui ho cominciato principalmente partendo da Ravenna, Cesena, Forlì, lì per Rubicone a Savignano, a fare le prime esposizioni, e Pesaro lì per Rossini, facendole
a spot. Cosa vuol dire? Vuol dire che smontavamo 15 giorni in una parte, smontavamo ad andare in un'altra, fino a decidere di ritirarmi nella mia città, peso, come pianta stabile di Perossini. Per cui abbiamo fatto per circa 4-5 anni stabili la postazione fissa. E si è cresciuti molto, ma è cresciuta anche la produzione, sono cresciuti i modelli. Allora cosa succedeva? Succedeva che avendo 16 metri quadri, noi avevamo 4 materassi, ma in realtà ne potevamo tanti. Come si può vedere nello showroom. Le persone ci chiedevano, ma dove possiamo vedere gli altri prodotti? Sì. Qual è più indicato per me, per il mio fisico, per il mio bisogno? Questa domanda, ci mettiamo in gioco, facciamo un investimento, perché l'aziendina comunque è cresciuta, sì, ma è sempre a livello artigianale, ricordiamoci, è cresciuta a livello industriale, con fatturati enormi, cioè, a livello artigianale, sana in questa cosa. E mi ha detto, voglio, ci credo. A quindi, 50 anni. Diciamo invento... che la strategia di marketing di utilizzare il centro commerciale ha talmente funzionato bene che Giovanni hai deciso di aprire questo popò di showroom. Ha funzionato bene perché ci ha dato da vivere, ci ha dato possibilità di crescere sia in immagine che in conoscenza, ma anche in necessità del cliente privato, perché il centro commerciale è un bacino d'utenza dove passano tante persone differenti. C'è la persona che ha mal di schiena, la persona che pesa 150 kg, la persona che pesa 30 kg, quello alto, quello basso, e ognuno. Allora lì abbiamo affinato negli anni un prodotto per quello, un prodotto per quell'altro, ma non ha più spazio per farlo vedere. Purtroppo oggi con le leggi vigenti in fabbrica non puoi far entrare persone estranee alla produzione per tutte le varie normative infortunistiche che ci sono. Abbiamo detto a 50 anni, come dicevo, mi metto in gioco, faccio questo investimento. Questo locale era un po' di tempo che lo vedevo sfitto, passando, guardavo sempre quello, secondo me mi piace, quello mi deve essere mio, devo provarci, e ho fatto questa cosa. Giovanni, io entrando nello showroom sono rimasto molto colpito da questa serie di letti, di materazzi che tu stai esponendo. Vorrei che il pubblico di Rossini TV fosse edotto da un esperto come te sulla gamma di prodotti che state vendendo e state offrendo, state promuovendo al pubblico. Allora, noi abbiamo variate tipologie di materiali, dalle classiche molle tradizionali, perché ancora c'è anche richiesta di quello, alle molle indipendenti o insacchettate, stessa cosa, ma c'è chi lo chiama in modo diverso, accoppiati a memory, sciumati, diversi tipi di tessuti di rivestimento, ai vari materassi in memory, memory che in realtà è un viscoelastico, esistono varietà, molti non lo sanno, pensano che sia un unico materiale. Io faccio sempre l'esempio calzante delle gomme delle auto, nel senso che sono tutte tonde nere, ma hanno diverse funzioni, per cui c'è quella che va bene sul bagnato, sull'asciutto, e qui è uguale, qui il memory esiste diverse tipologie, può andare bene quello più traspirante, quello più alto, più basso, dipende da come viene accoppiato, in base, come dicevo prima, alla persona che ti serve. Poi abbiamo letti, letti in ferro, letti imbottiti, e ci tengo a dirlo, qui noi abbiamo collaborazioni solo e esclusivamente con aziende locali. Tutti i prodotti che ci sono dentro questo negozio nascono da collaborazioni, da aziende produttive nel pesarese. Noi non portiamo nulla da fuori, per cui collaboriamo per forza maggiore. Chi fa letti ha bisogno di materassi, io faccio materassi ho bisogno di letti, per cui letto in ferro, letto imbottito, reti, tutte aziende locali. Lo possiamo dire ecosostenibile a chilometro zero, noi che va tanto di moda. Noi abbiamo dei materassi certificati con materiali non nocivi all'uomo, riciclabili a fine vita, prodotti da materiali riciclati, nel senso funzionanti, tutto va, ma fatti proprio, sono stati presentati all'Expo, quando ci fu l'Expo dell'ecosostenibilità, del riciclo, queste cose qui sono materiali testati e riciclabili a fine vita, per cui non va disperso nulla in alcuni materiali. E tutti i materiali che noi usiamo per il materasso sono esclusivamente di produzione italiana, per cui il tessuto è di fabbriche italiane, i materiali sono di fabbriche italiane, tutto prodotto, nulla di importazione. Quindi filiera made in Italy 100%. Per quello che riguarda chilometro zero, sì. Produciamo a Pesaro e consegniamo a Pesaro. E vendiamo Pesaro, tutta la provincia, ci capita anche di fare fuori Pesaro, qualcuno che magari ha, dice io sono di Pesaro ma ho una casa a Roma, spediamo anche il materasso a Roma. Certo. Però principalmente la mia filosofia era quella di creare a Pesaro un produttore di Pesaro, non un commerciante,
che potesse fare da consulente per il meglio del sonno. Questa qui era la mia filosofia, creando prodotto made in Italy. Infatti molti vengono qua e dicono: ma voi non è che portate roba dalla Cina? No, io tutto solo esclusivamente italiano, so. Tutto certificato. Tutto italiano. Io faccio, chiunque venga da me vuole vedere le fatture d'acquisto, sono tutte aziende italiane, produttori italiani, dal filato del tessuto alle imbottiture, tutto. E poi produco io lì. Se qualcuno viene da me, capita, suona della fabbrica, vede dove li faccio. Mi dicono: ma voi non avete lo showroom? No, questa è una fabbrica. Ma questi sono i materiali, queste sono le macchine dove produciamo. Allora dico: ma allora voi li fate per davvero? Li fate? Sì, siamo produttori. Giovanni, tra i tuoi plus c'è un eccellente servizio di customer care, quali l'assistenza gratuita a domicilio, ma la fate soltanto per i vostri, tra virgolette, aficionados, i vostri clienti già preesistenti, oppure anche chi vuole acquistare un prodotto vi recate al domicilio e... Allora, noi... E, puntini puntini. Allora, noi funziona così. Allora, fortunatamente, diciamo che come... servizio post vendita non ne abbiamo necessità, perché non abbiamo problemi di difetti o di dover fare degli interventi post vendita, perché una volta venduto al 99%, non vogliamo essere ipocriti, al 100%, non abbiamo problemi. Un servizio che noi diamo e ci tengo a darlo è quello della consulenza gratuita, perché ci sono tante persone che vorrebbero acquistare un materasso ma non hanno la conoscenza, oppure non sanno in base al loro letto le misure, o se la rete che hanno è ancora valida, o ci sono persone che purtroppo anche in una certa età che fanno difficoltà a raggiungerci. Allora noi facciamo una consulenza gratuita per chi è interessato all'acquisto, andiamo a casa, gli verifichiamo le misure, gli verifichiamo le condizioni della rete, li consigliamo in base alle persone, come il solito discorso di prima, lo facciamo gratuitamente, lo facciamo. Non è una cosa, non costringiamo il cliente a uscire di casa e venire qua. Diciamo, veniamo noi da voi, ma senza costo aggiuntivo. Non è che poi il materasso ti costa 10 euro, 50 o 100 euro in più. Tant'è vero che noi anche la consegna la facciamo gratuita. Non facciamo pagare la consegna, a meno che sia una consegna a 100 km di distanza, allora dici devo venire a 100 km, ma tutto quello che viene venduto nella nostra zona, nella nostra provincia, nostro prodotto consegniamo gratuitamente, consegniamo, per cui è tutto, cerchiamo di dare un servizio completo al giusto prezzo. Giovanni, il fiore all'occhiello di questo showroom è il personale altamente qualificato che collabora con te da anni. Vuoi presentare le due splendide signore sedute su questo letto che ti aiutano giornalmente? Sono il pilastro fondamentale, se non ci fossero loro qua, con la loro esperienza, con la loro savoir-faire, con il loro modo di fare a intrattenere i clienti e consigliarli, perché sono state istruite per questo, Michela e Raffaella. Giovanni, dicevi che tra l'altro i materassi sono personalizzabili. Allora, noi facciamo, la maggior parte della nostra produzione, la possibilità di personalizzarli a livello di tessuto, a livello di fodera imbottita e anche a livello di rigidità. Come dicevamo prima, abbiamo lo stesso modello con diversi tipi di portanze, in base alla persona, troviamo il discorso dell'esperienza, ci ha insegnato che dobbiamo dare a ognuno il proprio materasso, non la vendita fine a se stesso. Quindi io sono un tifoso dell'Inter, se volessi acquistare un materasso da te, me lo produci con la fodera, il marchio della mia squadra preferita. Lì forse andiamo un po' fuori dalle possibilità. Sempre, allora noi abbiamo selezionato sempre sul mercato italiano diversi tipi di tessuti con caratteristiche precise, termiche, anallergiche, per valorizzare, perché c'è chi ha problemi antiacro, quindi deve avere dei tessuti, mi piace questo modello, ma ho problemi di allergie, ti facciamo questo interno di materasso con la fodera per il tuo problema, capito? Questa è una possibilità di scegliere. Poi se uno mi dice io voglio che tu mi ricami, perché noi abbiamo anche macchine da ricamo, sopra il mio nome, io te lo posso fare. È una cosa che non ci ha chiesto nessuno oggi, però volendo la possiamo fare, anche quella possiamo fare. Da questo momento, ascoltatori di Rossini TV, potete chiedere a Giovanni e alle sue splendide collaboratrici quello che volete. Quello che volete. Nella personalizzazione del materasso. Perfetto. E avete loro a vostra disposizione. Giovanni, poniamo il caso che io sia un cliente, probabilmente in futuro lo diventerò anche dopo aver visitato il tuo showroom. Ce l'auguriamo. Racconta al pubblico di Rossini TV, a chi non è che viene solo da Pesaro ma anche da Fano a Urbino, visto che le frequenze coprono tutta la provincia, come si raggiunge il tuo showroom?
Noi come punto di riferimento a chi ci chiama per sapere dove siamo, diamo Media World e Toys, che sono antistanti, per cui siamo di fronte a Media World e Toys, alzate gli occhi e ci trovate. Strada Montefeltro 49. Per chi va dall'autostrada verso il centro se lo trova sulla destra, chi va uscendo da Pesaro se lo trova sulla sinistra. Il punto vendita compie un anno, sulla torta mettiamo una candelina e tu sulla torta ai clienti offri una grande promozione. Facciamo una promozione, sì. Abbiamo deciso che noi lo scorso anno abbiamo aperto il 28 di settembre, ufficialmente. Per cui abbiamo deciso di prendere un periodo che va dal 19 al 30 settembre, facendo il metà prezzo sui materassi e in più regalando il cuscino posturale per ginocchia e gambe, per migliorare ancora la postura nel sonno. Un omaggio. Giovanni, in qualunque strategia di marketing, qualsiasi operatore, produttore, venditore, soprattutto commerciale, scrive a partire da. Dacci un tuo range di prezzo a partire da fino a. Ma consiglia, noi abbiamo materassi, partiamo dal materasso meno costoso, che è il classico materasso a molle. Esatto. Ok, quelli partiamo da un materasso da 100 e qualcosa euro, poche 130, 150 euro, arrivare al nostro massimo di costo del materasso, che sono i 1.300, 1.400, ma avendo una qualità che altri rivenditori, diciamo in zona, ma in giro per l'Italia, sarebbe un materasso da 2003, 2005, 2006. Per cui noi, essendo produttori, tagliamo la filiera, infatti non per caso noi abbiamo scritto vendita diretta, per far capire alle persone che non abbiamo passaggi, non abbiamo incrementi di costo sul materasso dovuti a trasporti, dovuti a rappresentanti, dovuti a franchising, loghe, noi facciamo direttamente. Ripeto, noi abbiamo fatto questa scelta imposta dall'esigenza di far vedere prodotti e dalle leggi che non ci permettevano di fare la vendita direttamente in fabbrica, perché con l'infortunistica, cose varie, non si possono fare entrare privati. Ora abbiamo creato un luogo di fabbrica, uno showroom di fabbrica, solo e esclusivamente per il nostro cliente privato. Una cosa importante che noi diamo nel nostro servizio al privato, per agevolare anche questi periodi un po' di difficoltà, il pagamento rateale. Noi collaboriamo con l'azienda leader nel mercato, che è Compass, e diamo la possibilità di pagare i nostri prodotti in 10 rate, per cui chi fa un acquisto, esempio, spende 500 euro, lo paga comodamente in 10 rate a 50 euro, per cui andiamo ad aiutare anche le persone che hanno l'esigenza di cambiare materasso, ma hanno la difficoltà nell'acquisto in un unico importo. Spero che vi siate divertiti all'interno di questo percorso qui nello showroom dell'arte del riposo e vi consigliamo vivamente di venire a trascorrere qualche momento per decidere e valutare l'acquisto di uno di questi prodotti che Giovanni Arduini ha magnificamente descritto precedentemente. E quando venite, ricordate a Giovanni Arduini che vi manda Rossini TV e riceverete in omaggio, con l'acquisto di ogni materasso, questo cuscino posturale memory per le gambe e le ginocchia.